Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono OneSunnyTube e vi do il benvenuto in questo canale. Prima di tutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina in modo tale da restare aggiornati su ciò che pubblico in questo canale. La maggior parte di voi ragazzi guarda i video, non si iscrive al canale, non mette mi piace. Siamo a 155 iscritti. Se volete che il sottoscritto faccia le live qua su YouTube faccia lo spoiler qua su YouTube, sul canale in generale, iscrivetevi. E naturalmente no, non obbligo nessuno, parlo per tutti voi tifosi, milanisti, juventini, interisti, napoletani, bergamaschi, laziali, romanisti, fiorentini, bolognesi, chi ne ha più ne metta. Il canale è gratuito perché ragazzi, più siamo meglio è. Allora, sono qua per dirvi due partite contemporaneamente che si giocheranno rispettivamente del gruppo B. Partiamo prima da Albania-Spagna, ragazzi, e poi parliamo di Croazia-Italia perché ho un paio di cosucce da aggiungere. Parlando di Albania-Spagna, ragazzi, ora non mi ricordo le precedenti fra Albania-Spagna, ma l'Albania dovrà vedersela con una bella corazzata, con una bella squadra. L'Albania comunque non è che ha fatto, diciamo, peggio, ecco, come si vuol dire. Diciamo che ha fatto un percorso inaspettato, perché la prima partita d'esordio, perdere con l'Italia ci sta, ci sta. Però la cosa che mi ha fatto sorprendere è che l'Albania ha pareggiato contro la Croazia nella seconda partita. E questo, ragazzi, ha veramente del clamoroso, perché l'Albania, ragazzi, non è che sia la Dark Horse, quelli che sottovalutano tutti, diciamo. È una di quelle squadre che sì, può andare tra le migliori terze, probabilmente. Oppure fuori da tutto, non lo possiamo sapere. Però l'Albania, ragazzi, comunque tiene abbastanza dei giocatori ottimi, eh? Aslani, Bayrami, Armando Broia, sì, però non è che sta facendo molto faville col Chelsea. Però tiene abbastanza dei giocatori ottimi. E comunque Berisha, ecco. Berisha già. Alcuni dei giocatori dell'Albania provengono dalla Serie A, quindi sarebbe molto interessante. Dall'altro canto la Spagna, ragazzi, la Spagna tiene dei, non dico dei fenomeni, però degli ottimi giocatori, ecco. Lamine Yamal, un portento, 16 anni, giovane, promettente, appena, diciamo, giovane più debuttante. Nico Williams, un altro giocatore grandioso, e mi domando anche perché, che veramente ha fatto veramente delle giocate assurde. Comunque a Spagna c'è Carvajal, Dani Olmo, Rodri, Pedri, ce li ha i giocatori, ce li ha. Prevedo una bella partita, ecco. Ora vi leggo le probabili formazioni perché mi sto un po' dilungando. Allora, vi leggo le probabili formazioni di Albania-Spagna e poi passiamo a Croazia-Italia. Allora, le probabili formazioni per l'Albania sono le seguenti. L'Albania di Silvinho schiera un 4-3-3 con in porta Strakosha, Isai sulla destra, Aiety e Jim City come difensori centrali e Mitai sulla sinistra. Aslani dalla parte destra a centrocampo, Bayrami e Ramadani, cioè, che fanno di compagnia, Lesi sulla destra, come sulla fascia destra, Broia al centro e Abrashi sulla sinistra. E queste sì sono le probabili formazioni dell'Albania, mentre per la Spagna di Della Fuente. Schierano anche loro un 4-3-3 con Rodri,
Raya in porta, Navas sulla destra, Laporte e Vivian come difensori centrali, Grimaldo sulla sinistra, Merino sulla destra, Zubimendi centrocampo insieme a Olmo, Ferran Torres sulla destra, fascia destra, Joselu e Oyarzabal sulla sinistra. Comunque, le parole di Della Fuente sono le seguenti: resto calmo, sappiamo di avere margini di miglioramento, stiamo progredendo e raggiungendo i nostri obiettivi. Vogliamo essere una squadra competitiva, pronta a battere i nostri avversari e adattarsi alle diverse situazioni di gioco. Possiamo giocare in modi diversi così da avere più soluzioni ed essere imprevedibili. Siamo molto ottimisti e pieni di fiducia. Onestamente la Spagna non è che abbia incontrato delle corazzate nel girone, a parte con l'Italia. Vedremo la Spagna quando dovrà andare ai quarti, ai semifinale. Lì le cose si faranno molto interessanti per la squadra di Della Fuente. Ora vengo a Croazia Italia, ragazzi, e qua io ne ho tante da aggiungere. Perché diciamo, bisogna o pareggiare o vincere. Se vinciamo sarò più contento, se pareggiamo un po' meno, però diciamo il minimo sindacale, ecco, perché non penso che l'Albania dovesse battere la Spagna come ha fatto la Spagna con la Germania nello scorso mondiale, perché io me lo ricordo bene quel famoso biscottone che ha fatto la Spagna sulla Germania, me lo ricordo bene. Quindi attenzione, perché la Spagna è molto furba tatticamente in quanto a biscottoni. E allora la Croazia, ragazzi, parliamo prima in generale della partita. Ora non mi ricordo le precedenti, però la Croazia, ragazzi, tiene in campo comunque dei giocatori, comunque non brocchi, giocatori comunque nella norma, ecco. Da Modric, che è il, diciamo, non è il fulcro della nazionale, ma comunque uno d'esperienza come lui fa tanto scalpore, ecco. Con Modric c'è chi altro? Vardio, il difensore del Manchester City. Quello qua ci aspettiamo, voglio vedere. La Croazia, vabbè, Livakovic, ottimo portiere anche lui. Pongracic del Lecce, grandissimo giocatore. Brozovic, ex giocatore dell'Inter, che adesso gioca all'Al Nassr insieme a Ronaldo. Mario Pasalic, ragazzi, giocatore dell'Atalanta, anche lui un portento. Quindi Kovacic, ragazzi, Kovacic, che giocatore anche lui. Poi per il resto non ce ne ho altri da aggiungere, ecco. La Croazia comunque, ragazzi, schiera un 4-3-2-1. L'allenatore Dalic mette Stanisic sulla destra insieme a Sutalo, Pongracic come coppia di difensori centrali e Gvardiol sulla sinistra, Kovacic sulla destra, Modric e Brozovic a centrocampo con Mario Pasalic a sinistra, Suric sulla destra e Kramaric che fanno da supporto. Ah no, Mario Pasalic sulla destra e su... Ok, Kovacic, Modric, Brozovic. Ok, Pasalic sulla destra e Suric sulla sinistra e Kramaric come punta di riferimento. Per l'Italia invece, ragazzi, schieramento di un 4-1-4-1. Non capisco perfettamente questo modulo, per questo dico probabile formazione, perché sono probabili, non so quelle ufficiali comunque. No, vi prego, no. C'è Di Lorenzo. Non è possibile. Scusatemi. Allora, con Di Lorenzo sulla destra, yeah. Calafiori e Bastoni come coppia di difensori centrali, Darmian sulla sinistra, Jorginho centrocampo, Cambiaso sulla destra, Cristante e Barella
come mediani, mi pare, Chiesa sulla sinistra e Retegui come punta di riferimento. Allora, onestamente, non capisco il perché di mettere Jorginho e Di Lorenzo dal primo minuto. Ragazzi, partendo da Di Lorenzo non è. No, non sono. Ok, non si giudica un calciatore da una partita, ma la maggior parte delle azioni che sono venute nella scorsa partita con la Spagna sono venute da Nico Williams e sono state venute da troppi errori di Di Lorenzo. Quindi io onestamente avrei preferito mettere Darmian sulla destra perché e avrei messo Di Marco sulla sinistra. Però Spalletti è allenatore e bisogna accettarlo. Onestamente, ragazzi, a me non piace molto la probabile formazione dell'Italia. Se non vogliamo proprio giocare gli ottavi di finale, allora siamo proprio finiti. E onestamente, io non vorrei che, perché se perdiamo, finiremo terzi. E finendo terzi, non credo che sarai uno di quei. Una di quelle squadre che saranno pescate fra le migliori terze. Non credo proprio che succederà una cosa del genere. E io non penso proprio. Quindi bisogna fare il proprio. E speriamo bene. Mi sono dilungato abbastanza. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina in modo tale da restare aggiornati su ciò che pubblico in questo canale. La maggior parte di voi ragazzi guarda i video, non si iscrive al canale, non mette mi piace. Siamo a 155 iscritti. Se volete che il sottoscritto faccia lo spoiler su YouTube, sul canale, arriviamo a 200 iscritti. Lo so che è un percorso abbastanza lungo, ma confido in voi. Ovviamente non obbligo nessuno a iscriversi al canale. Parlo per tutti voi tifosi, milanisti, juventini, interisti, napoletani, bergamaschi, laziali, romanisti, fiorentini, bolognesi. Chi ne ha più ne metta, il canale è gratuito. Ci vediamo dopo per la live in Albania-Spagna in contemporanea, Croazia-Italia. Dovazza YouTube è tutto, ciao!